Siamo appena rientrati dal nostro viaggio on the road in Abruzzo. Ci vedete un pochino più abbronzati? Un pochino, dai. È una regione che non avevamo mai visitato prima e ci è piaciuta davvero tantissimo. In Abruzzo non manca veramente niente, c'è mare, montagna, panorami spettacolari, cibo fantastico, persone cordiali, insomma un po' ci è dispiaciuto tornare indietro. In questo video di oggi vi parliamo dei 5 luoghi che ci hanno sorpreso di più. Prima di iniziare, se volete sostenerci nel nostro lavoro, potreste iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati con tutti i prossimi video in uscita. Ora partiamo! Campo Imperatore è uno dei luoghi che più ci ha colpito durante il nostro viaggio in Abruzzo. Questo altopiano, posto a circa 2000 metri di altitudine, è un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Tra gli immensi pascoli ondulati, circondati dalle alte vette del massiccio del Gran Sasso, vi sentirete come catapultati dall'altra parte del mondo. Non a caso Campo Imperatore è stato soprannominato il piccolo Tibet. Ha un fascino particolare, davvero insolito. Qui si mescolano storia, tradizioni rurali e di montagna, tutte in un luogo unico in Italia, che alterna il verde della bassa vegetazione al grigio della ghiaia, con qualche punto blu dei laghetti alpini. La sensazione di estrema libertà che abbiamo provato è ineguagliabile. Camminare in solitudine tra gli sconfinati prati o guidare tra le sue strade, incontrando solo qualche pecora e mucca, è stato bellissimo. Le attività che potete fare qui sono davvero molte, a partire dai tanti trekking. Noi abbiamo scelto di fare uno degli itinerari più classici e camminare fino al rifugio Duca degli Abruzzi. Il percorso, tutto in salita, dura circa un'ora e ha un dislivello di 260 metri. Il panorama, una volta arrivati in cima, a 2388 metri, è incredibile. Sarete a ridosso del Corno Grande e avrete una visuale unica su tutto Campo Imperatore. Qua centro, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, è una cittadina tra le più caratteristiche del parco ed è riconoscibile per l'inconfondibile profilo, con le tre torri del suo castello. La piazza centrale, con la chiesa e la sua fontana monumentale, sono il punto nevralgico della vita del paese. Camminare tra le vie del centro medievale, rimaste immutate nel tempo, e parlare con gli amichevoli signori del posto è stata una bellissima esperienza. Non ci siamo nemmeno accorti del tempo che passava fino a che non è scesa la sera. Per un giorno ci siamo sentiti ospiti di una città intera, ed è questa incredibile ospitalità che vi consigliamo di provare di persona. Anche tutti gli altri borghi che abbiamo visto in Abruzzo meriterebbero di essere nominati in questo video. Ad esempio Penna Piedimonte, arroccato sul fianco di una montagna e incastonato tra le rocce con un belvedere straordinario. Oppure Scanno, meraviglioso paese montano con il suo lago, pittoreschi vicoli e case in pietra dove provare il delizioso pan dell'orso. Aielli invece è perfetto per chi ama la street art. Il Borgo Universo li lascerà senza parole, con i suoi murales tutti ispirati all'astronomia. L'Abruzzo è una di quelle regioni italiane che ha da offrire veramente di tutto a chi la visita. Montagna, storia, cultura, ottimo cibo e anche un bellissimo mare. La Costa dei Trabocchi, che da Francavilla al mare scorre verso sud fino al confine con il Molise, è chiamata così per le tipiche e particolari costruzioni in legno che qui vengono utilizzate per la pesca e rendono il paesaggio unico nel suo genere. Anche i borghi da visitare lungo il litorale sono davvero sorprendenti. Vasto, ad esempio, è una città bellissima e ci è piaciuta molto. Il suo centro storico si trova in una posizione privilegiata, che regala viste incredibili sul mare. È come passeggiare su una grande terrazza panoramica.
Se volete concedervi una serata diversa dal solito, anche se non proprio a prezzi economici, dovete assolutamente cenare su uno dei tanti trabocchi convertiti in ristoranti. Prenotate con largo anticipo e preparatevi a una cena a base di pesce fresco a menù fisso che durerà circa 3 ore. Un punto meraviglioso che non potete perdervi in questa zona è la riserva naturale di Punta Derci. Qui troverete una natura rigogliosa a fare da sfondo a spiagge di sabbia e di ciottoli, con un mare davvero trasparente color smeraldo. Potreste anche noleggiare una bici per godervi con calma questo promontorio in tutta la sua bellezza. Prima di passare al prossimo punto del video, vi vorrei parlare di Malini, un brand italo-indiano che produce capi meravigliosi in modo ecosostenibile, come ad esempio il vestito che sto indossando. Acquistando un abito della loro collezione con il codice SaraPaolo10 avrete per voi uno sconto del 10% e sosterrete anche il nostro canale, quindi vi ringraziamo fin da ora. Vi lasciamo il link al sito di Malini in descrizione. Uno dei posti su cui avevamo più aspettative prima di partire per questo viaggio era senza dubbio Rocca Calascio, e di certo non siamo rimasti delusi. Dopo aver parcheggiato la macchina a Calascio, abbiamo deciso di raggiungere a piedi il famoso castello. Sono circa 3 km di salita, con una vista davvero piacevole sulla valle sottostante. Per chi non vuole faticare troppo, può raggiungere il borgo anche in macchina. Arrivati in cima, il panorama di cui godrete è fantastico, con il Gran Sasso da un lato e la Maiella dall'altro. Il castello ha un profilo unico ed inconfondibile, con le sue torri cilindriche che potete riconoscere anche in alcuni famosissimi film, come Lady Oak, una delle pellicole preferite di Sara. Alle spalle della rocca si trova la chiesa di Santa Maria della Pietà, che rende il paesaggio ancora più suggestivo. Se volete osservarla da un punto particolare, cercate la piccola finestra all'interno di una delle torri del castello, per avere la chiesa proprio di fronte a voi, con le montagne a fare da sfondo perfetto. A pochi chilometri da Calascio si trova un paese meraviglioso che noi abbiamo usato come base per esplorare la zona e di cui ci siamo innamorati. Stiamo parlando di Santo Stefano di Sessagno, borgo di montagna completamente ristrutturato a partire dagli anni 2000 e che ora si presenta in modo stupendo a chi lo visita. Perdersi tra le sue piccole vie di pietra e parlare con chi ci abita è davvero speciale, non avremmo più voluto andarcene. Il Parco Nazionale della Maiella è così ricco dal punto di vista naturalistico e storico che non siamo riusciti a scegliere un solo luogo da presentarvi. Abbiamo così pensato di farvi vedere una piccolissima parte di quello che ha da offrire questo territorio montano, ma così vicino al mare. La montagna madre dell'Abruzzo ha da sempre dato riparo a chi cercava contatto con la natura selvaggia e così ancora oggi possiamo visitare eremi scavati nella roccia, come l'eremo di San Bartolomeo in Legio. Oppure attraversare uno stretto canyon a Fara San Martino per scoprire i resti del monastero di San Martino in Valle, incastonato nella parete rocciosa. A Caramanico Terme non perdetevi il sentiero delle Scarelle all'interno della Valle dell'Orfento. Attraverserete posti incantati che sembrano usciti direttamente da un libro fantasy, con il fiume dalle acque cristalline che disegna scenografie sempre diverse in ogni tratto del percorso. Per un trekking più impegnativo invece scegliete la zona della Maielletta. Dal rifugio Pomiglio raggiungete Blockhouse a 2145 metri su una semplice strada asfaltata e se ben attrezzati proseguite su un sentiero meraviglioso ma più impegnativo, circondati da pini mughi della Maiella, dove siamo stati così fortunati da incontrare una bellissima donnola. In circa 2 ore arriverete alla Tavola dei Briganti, una serie di grandi rocce che si affacciano sulla Valle dell'Orfento, dove briganti e pastori hanno lasciato inciso le loro testimonianze, nomi e date. Questo trekking è stato senza dubbio uno dei più belli che abbiamo fatto qui in Abruzzo.
Speriamo che il video vi sia piaciuto e di avervi dato qualche spunto interessante per il vostro prossimo viaggio in Abruzzo. Fateci sapere nei commenti quali tra questi luoghi vi ispira di più e soprattutto se siete della zona consigliateci qualche posto che magari ci siamo persi durante questo viaggio. Come al solito iscrivetevi al canale e ricordatevi che siamo anche su Instagram, quindi ci trovate anche lì. Grazie per essere arrivati fino alla fine, alla prossima. Ciao ciao! Ciao.